Allora, signore e signori, sto quasi per tornare indietro verso le terre di Piemonte, però fin quando sono qua, visto che mi trovo di fronte al castello Sforzesco, del capoluogo lombardo, fin quando sono qua facciamo due chiacchiere. Facciamo due chiacchiere sulla situazione attuale del mio amato AC Milan. Allora, cominciamo con le cose ufficiali. Il rinnovo di quello che è diventato il nostro numero nuovo, numero 11. Zlatan di nome e Ibrahimovic di cognome. Allora, facciamo così. A me come personaggio non mi è mai piaciuto, presuntuoso, spocchioso. Non mi è mai piaciuto. Ha fatto tante ottime cose dal punto di vista, cioè è stato molto utile nella sua carriera, nelle varie squadre in cui ha giocato. Grandissimo fisico, probabilmente grande mentalità, con una mentalità giusta, con uno che non vuole mai mollare, uno che si allena duramente, uno che insomma che dal punto di vista sportivo, calcistico, della fatica che richiede il calcio e lo sport in generale ha poca paura. Uno dice con quei quattro spiccioli che guadagna ci mancherebbe altro, però non per tutti è così. Diciamo che il demerito è di chi non si allena e non si applica in questo modo. Io non so se è vero quello che raccontano, che alla fine gli danno 7 milioni per un anno, non lo so. So che se fosse vero farsi ricattare da un procuratore, da uno di quasi 40 anni, un club che si chiama AC Milan, che ha fatto la storia del calcio in Italia, in Europa e nel mondo, mi sembra un po' esagerato, però oramai ci sta facendo. Abituando a questo, nel senso che non c'è alternativa. E potrebbe e dovrebbe, almeno nel campionato italiano, avere ancora una sua utilità, credo. Soprattutto con le medio piccole, credo che qualcosa di utile possa ancora farlo. E questione Tonali. Allora, io so che in questo mondo no, poche persone sanno il significato della parola coerenza, ma la coerenza è una cosa importante. Io quello che ho detto qualche mese fa lo ripeto adesso. Innanzitutto, per credere che sia un giocatore del Milan devo vederlo a Milanello, con la maglia rossonera addosso, correre per i campi di Milanello. Innanzitutto. Secondo, ripeto quello che ho detto qualche mese fa, io i giocatori li giudico dopo che li vedo attentamente e io i giocatori per guardarli attentamente devono giocare, per far sì che io guardi un giocatore attentamente deve giocare nel Milan, perché se no non lo guardo attentamente. Ha giocato nel Brescia, una squadra che è retrocessa. Ne parlano bene, c'è chi dice che assomiglia a Pirlo, c'è chi dice che non c'entra niente con Pirlo, a me fisicamente non sembra Pirlo, per quel poco che ho visto, per quei spezzoni di immagini che ho visto non mi sembra Pirlo, mi sembra uno più fisicato, più alto, più potente, più grosso, Pirlo era più di fino, Pirlo mi sembrava uno più mentale, Tonali mi sembra meno mentale, però se arriverà.
se diventerà un calciatore della AC Milan, io mi auguro che possa rendere al meglio, però calma e stiamo coi piedi per terra. Io mi ricordo l'arrivo di Romagnoli, doveva essere il nuovo Beckenbauer, il nuovo Baresi, il nuovo Nesta, il nuovo Thiago Silva, un buon giocatore normalissimo che fa più errori, a volte fa bene. La stagione 2016-2017 l'ha fatta molto bene, ma le altre stagioni l'ha fatta con molti alti e bassi, quindi calma, calma. Il Milan non è il Brescia, San Siro non è il Rigamonti di Brescia, calma, 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 e prima guardiamolo e poi giudichiamolo. Non facciamo voli pindarici come abbiamo fatto tanti anni, soprattutto tante volte, soprattutto in questi anni. E per il resto io mi auguro che arrivi una punta, qualcuno che faccia gol, anche se sembra che non hanno intenzione di riprenderla, sembra che l'idea sia quella di giocare solo con Ibrahimovic davanti, con a fianco Çalhanoğlu o Rebic sugli esterni, probabilmente un centrocampo, non so come si schiereranno a centrocampo, perché credo che almeno uno tra Bennacer, Tonali, che sì, e se arriverà Bakayoko, almeno uno di questi non dovrebbe essere il titolare, penso. Però a me piacerebbe giocare con due punte che fanno gol, con una punta tipo Immobile, tipo un Dzeko, tipo qualcuno che faccia gol, non lo so, magari ce ne saranno in Argentina, in Brasile, da qualche parte nel mondo, no, non lo so, io non faccio l'osservatore, non lo so, io mi auguro, mi piacerebbe vedere qualche una punta del genere affiancata a Ibrahimovic. Ultima cosa, Bakayoko, se torna. A me Bakayoko fondamentalmente è un calciatore che con delle caratteristiche che non piace, non è certamente uno di fino, è una massa di muscoli messa lì a centrocampo, una pertica, però in questo calcio è utile. Nel calcio di oggi, che a me non piace, è utilissimo. Da noi ha fatto più che bene, è stato uno dei più positivi nella stagione in cui è venuto da noi con Gattuso, e se dovesse tornare, visto il calcio in cui ci troviamo, non sarebbe male. Fatto sta che io credo che a quel punto presumo che sì, non sia più titolare, ci sia un centrocampo a tre con, adesso non solo a disposizione, probabilmente Tonali con a fianco Bennacer e Bakayoko, credo, poi non lo so, presumo che dovrebbe essere così. Comunque, conclusione, ho passato la giornatina qui nella nostra città, nella città rossonera, nel capoluogo lombardo, ogni tanto un giro da queste parti mi piace farlo, da sempre, e Milano è il Gran Milano. Milano per me è una città particolare per il calcio e non solo per il calcio. Quindi un diretto da queste parti mi piace sempre farlo, ogni volta che posso me lo faccio sempre. Alla prossima, sempre solo, forza vecchio cuore rosso-nero, sempre, 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 sempre. Mi sono dimenticato una cosa non da poco, nel frattempo sono già in autostrada, vabbè. Cari milanesotti, via Dante, che è la via praticamente di fronte a Piazza Duomo, in pieno centro, una coppetta di gelato da tre gusti, amarenata, crema e cioccolato noir, 4 euro. Sai come si dice da alcune parti? Alla faccia rock. 4 euro, una coppetta da tre gusti, 4 euro, un panino 5 euro. Poi venite a dirmi che c'è crisi, eh? Martedì pomeriggio il centro a Milano pieno di gente, pieno di gente. A Torino tutta quella gente non c'è nemmeno se dovesse arrivare il Papa. Venite a dirmi che c'è crisi poi, eh? Sperando che non ho preso multe, ho parcheggiato in via Boccaccio,
che sempre lì in centro. Io non so se si può passare in macchina, non lo so, speriamo che non ho preso multe. Speriamo, speriamo. 4 euro una coppetta da tre gusti. 4 euro una coppetta da tre gusti. La crisi post-Covid. Mi ero dimenticato questa postilla. Sempre solo, forza vecchio cuore rosso-nero.